Ed eccoci qui, ragazzi, in un nuovo video per parlare di Regina. Saladin è il nuovo presidente, figura non sconosciuta in quel di Calabria per le vicende che si sono susseguite in quel di Lamezia, dove tra l'altro lui ha subito addirittura delle aggressioni, quindi certamente non è che sia stato forse visto da parte di una buona fetta di tifoseria della Vigor Lamezia, o quella che era la Vigor Lamezia, in maniera così positiva. Ma al di là di questo, Saladin di nuovo presenta la regina. Io però vorrei partire non analizzando, ma facendovi ascoltare una conferenza che tenne il presidente della Lamezia Terme attuale il 2 febbraio 2022 in merito alle voci che lo accostavano alla regina. In quel caso si parlava di un suo possibile ingresso in società, non di un'acquisizione totale delle quote, quindi non era ancora previsto l'arresto di Gallo. Però vediamo che cosa ho detto, perché secondo me è interessante per iniziare. Ovviamente, vabbè, e vediamo, poi ne parliamo. Vediamo un po'. A Gianluca che mi aveva chiesto di regina, che sennò qui sembra che Questo non spero si rispondo senta, e credo di sì. svincoliamo da ste robe. Non è assolutamente vero nulla. Il mio progetto è Lamezia Terme, lo dicevo poco fa, voglio fare Lamezia Terme. Per fare Lamezia Terme bisogna essere concentrati, bisogna essere determinati, bisogna a volte anche andare con gli scudi in mezzo alla città, però quello è quello che voglio fare, quindi nessun altro. È chiaro che ho avuto mille richieste, mille avvicinamenti, ma non prendo in considerazione nulla. Vado avanti per la mia strada, voglio riportare Lamezia nei professionisti e voglio fare Lamezia. A proposito di... Perfetto, allora che Saladini sia un bravo oratore, onestamente io l'ho ben capito dalla prima conferenza che fece quando intraprese questo progetto Lamezia in estate, quando si parlava ancora di professionismo, Lamezia deve essere di padre professionisti, un progetto abbastanza, per quanto in questo video dobbiamo parlare di Regina, però secondo me è necessario parlare prima di Lamezia. Un progetto di inclusione, cerchiamo di unire i vari quartieri, come l'ha definita tra l'altro nella stessa conferenza, una nazionale, l'FC Lamezia Terme, e poi Sambiase, Promo, Sporte Vigori, invece dei punti di riferimento per i ragazzi dei diversi quartieri, ed è un progetto su cui io mi trovo d'accordo. Ecco, però capite bene che qui si parla della volontà di andare dritto con Lamezia Terme. Dopo 6 mesi, Saladini è nuovo presidente della regina. Io sono contento, perché comunque reputo Saladini una figura importante, che per quanto un po' mi aspetto che l'anno prossimo acquisisca anche il Crotone, perché primo anno la Vigor, dopo un anno il Lamezia e la Vigor sputtanata. L'altro anno, dopo un anno solare, neanche, anzi 9 mesi, la Regina. L'anno prossimo aspetto anche il Crotone a questo punto, perché ogni anno acquisisce una squadra in più Saladini. Sembra quelli che giocano a risico e che mettono qualche carro armato in più sui vari pezzettini del mondo, degli stati del mondo. Però, al di là di questa battuta qua, io comunque sono contento perché in primis Regina salva il titolo sportivo, e probabilmente anche la categoria, perché adesso mancano gli ultimi tasselli per poter iscrivere la squadra in B. E su questo io sono contento, l'importante è quello. Però un po' mi preoccupa anche e soprattutto in ottica regina questa cosa qui di quello che è successo alla Lamezia, perché concretamente Saladini ha creato un bordello, volendo o nolendo, ha creato un bordello alla Lamezia. Io ripeto, sono d'accordo circa questo progetto, ma comunque ha creato del casino. Tanto che addirittura si è ritorto questo nei suoi confronti diretti. È stato, ripeto, aggredito. Mi sembra novembre, settembre forse. Comunque nel periodo autunnale-invernale. E ha fatto tutto questo bordello alla Lamezia. Lamezia Terme nel professionismo. Creiamo tutto questo per poi andare a acquisire la regina, e Lamezia potrà lottare ancora per il professionismo? Sì, però no, in realtà, perché per la legge della FIGC, che è stata approvata, annunciata da qualche mese, entro il 2024 chi ha due club professionistici, chi gestisce due club professionistici,
uno deve cederlo, cioè si può avere, non ci possono essere più multiproprietà tra club professionistici. Questo implica che il Lamezia non possa più lottare per il professionismo. E quindi che cosa se ne fa del progetto Lamezia Terme? Del tanto decantato progetto Lamezia Terme, quello che mi preoccupa tanto, no? Perché io sono contentissimo che la Regina sia stata salvata, eccetera, però non vorrei che tutte le bellissime parole che Saladini ogni conferenza parla, cita, onestà, onestà, questo è grandissima onestà, grandissima sincerità nelle sue parole, perché è ovvio che uno non è che deve dire, non è che uno che deve spoilerarti, non mi aspettavo che in questa conferenza dicesse ho acquisito la regina, però venirmi a dire 4 mesi fa, cioè un discorso è dire non mi interessa la regina e poi acquisirla, un discorso è dire io sono solo concentrato sulla Lamezia e poi acquisirne un'altra. Quello è diverso, cioè per farmi capire, se lui avesse detto la regina non mi interessa, se lui da single la regina non mi interessa, poi dopo 3 mesi la acquisisce, vabbè, ha detto una bugia, ma ci sta perché non è che può dire tutto, anzi, però un altro discorso è dire io sono concentrato solo sulla Lamezia, ok, dopo 3 mesi invece ne acquisisce un'altra, di due categorie superiori, e questo implica che il Lamezia, nel caso in cui dovesse essere promossa, poi deve essere ceduta. E quindi il progetto va a puttane, sostanzialmente. È questo un po' che non mi, ecco, non mi fa, mi fa un po'. Mi perplime, ecco. Per quanto poi lui potrà sicuramente dire: ma la regina stava fallendo, la regina era una situazione complicata, e quindi questa era per me un'opportunità per salvarla. Ma anche qui. Non è che si parla di non si accosta Saladini alla regina da ieri, dall'altro ieri, era, cioè da settembre che si parla di Saladini alla regina, ragazzi, da settembre. E quelle voci evidentemente non erano infondate. È da settembre, ottobre che si parla di Saladini alla regina. Quindi io onestamente ripeto, sono contentissimo del fatto che la regina ora si iscriva e tutto, questa è la cosa più importante, però le modalità un po' non so, non mi convincono particolarmente. La figura di Saladini in apparenza mi sembra una figura certamente ottima, però non lo so, cioè non lo so onestamente, non lo so, poi ovviamente non, da esterno posso esprimere un parere da esterno e tale va recepito, però sicuramente tanti queste cose neanche le sanno perché non seguono il mondo del calcio, ma seguono la propria squadra, neanche le sanno, e magari tanti tifosi della regina neanche se ne fregano, ma in realtà dovrebbero fregarsene perché, ripeto, è accaduto alla mezza e può accadere tranquillamente anche la regina, cioè ha decantato un progetto straordinario per il Lamezia e dopo 3 mesi ne acquisisce un'altra di due categorie superiori, impossibilitando concretamente il Lamezia a salire di categoria a meno che di cessione. Questo è il discorso. Per cui di cosa vogliamo parlare? Questo è un po' quello che mi perplime, no? Per quanto, ripeto, l'importante è che la categoria sia salva. Però bisogna essere consci di questo. Anche quando farà la sua prima conferenza, sicuramente spenderà bellissime parole e convincerà tutti perché, ripeto, Saladini è un ottimo oratore. Però è un ottimo oratore per chi vuole farsi fregare, diciamo. Ma io onestamente, conoscendo anche diversi, da esterno sempre, però conoscendo diverse cose, seguendo tutto il calcio calabrese, vi posso dire certe cose che magari a qualcuno sfugge perché non, giustamente non le segue. Ed è fondamentale che sia così, perché sennò si recepisce la verità di Saladini, che è una verità, in questo caso vedete, parziale. Questo quindi è. Comunque. Ripeto, l'importante ora è che si riparta, poi parleremo di mercato, parleremo di tutto, di organigramma. Adesso la notizia è questa e prendiamola come tale. Ci vediamo così in un prossimo video. Ciao ragazzi!